Ciao a tutti ragazzi, oggi video recensione Flower Tales. Vi avevo già fatto vedere delle foto sui miei social, quindi avevate visto qualcosa su Facebook, Instagram e Snapchat che ho fatto da poco. Vi lascio tutte le informazioni nel box informazioni e andiamo a vedere subito nel dettaglio che cosa ho acquistato. Il primo prodotto che vi faccio vedere è la soluzione di soda caustica, che serve, come sapete, per regolare il pH delle vostre preparazioni e in particolare per farlo diventare basico, quindi partite da un pH basso per farlo diventare più alto. Si può fare anche in casa, però io ho preferito acquistarlo perché è sempre meglio evitare quando è possibile di maneggiare la soluzione di soda, ed è una confezione da 100 ml con sigillo di garanzia che utilizzerò all'interno delle mie ricette. Poi ho preso due tensioattivi. Il primo è questo, che è il disodio cocampo di acetato, che è un tensioattivo che si utilizza in accoppiata con tensioattivi più aggressivi perché tende a ridurne l'aggressività. La cosa bella di queste confezioni è che trovate già la scheda tecnica all'interno dell'etichetta, quindi trovate la sal, trovate la percentuale da utilizzare nei detergenti, però se non sapete cosa sono i tensioattivi vi raccomando di cliccare il link nel box informazioni che vi rimanda al video sui tensioattivi, sulla sal, su come pulisce il sapone, che è molto utile e quindi vi potrebbe servire se non sapete a che cosa servono i tensioattivi. E quindi questo è il primo dei tensioattivi e la confezione è col dosatore, quindi sarà sicuramente molto comodo. Il secondo tensioattivo che ho preso è l'ammonio laurilsolfato, che è un tensioattivo biodegradabile primario, quindi è molto più aggressivo e lo utilizzerò sicuramente in accoppiata con il disodio col campo di acetato. E anche qui trovate la scheda tecnica, anche questa confezione è da 200 ml. Trovate altre informazioni anche all'interno del sito Flower Tales, di cui vi lascio il link nel box informazioni. Credo che con questi due tensioattivi farò uno shampoo, anche se non basteranno, me ne serviranno altri, perché come potete ricordarvi nei tensioattivi bisogna ben bilanciare le sostanze lavanti e quindi sarà meglio aggiungerne qualcun altro. Poi ho preso la vitamina E, il tocoferolo, che è un importante antiossidante e serve a non fare irrancidire gli oli e i burri, ed è in questa confezione che sembra quasi quella per le pillole. E c'era anche, sicuramente l'avete visto nelle foto, in dotazione questa palettina che serve appunto per prendere il prodotto. Penso che magari la legherò con un elastico, così saprò che la palettina riservata al tocoferolo, la metterò così. E la stessa cosa anche per il Veggie Soft, che è praticamente il sostituto vegetale della lanolina. Lanolina è solitamente derivato animale, mentre questo è il vegetale, quindi è totalmente vegan ed è protettivo ed emolliente, si usa all'interno di creme, di balsami labbra, di rossetti e di burro cacao, quindi sicuramente lo utilizzerò. Poi ho preso una fragranza ipoallergenica, che è la fragranza Fiori d'acqua, che mi è piaciuta tanto perché mi sa di fresco e di pulito, quindi sicuramente la utilizzerò nello shampoo che andrò a fare con questi prodotti. E sono tutte fragranze ipoallergeniche, quelle del sito. E poi ho preso anche questo olio essenziale, che è derivato dalle foglie di arancio amaro, che ha una nota molto forte di cuore, mi piace tanto. È una fragranza molto forte, però è molto femminile, mi piace, e ha proprietà sebequilibranti e antibatteriche. Inoltre mi è stato inviato anche questo campione di mix emulsionante, che è un auto emulsionante. Se non sapete cosa sono gli emulsionanti vi lascio sempre il link nel box informazioni, che avevo già utilizzato all'interno della crema Flower Tales, di cui vi lascio il link nel box informazioni, e che dava una caratteristica molto emolliente alla crema, quindi penso di sapere per che cosa utilizzarlo, ma non ve lo dico perché non sono sicura, ed è una bella quantità. E infine mi hanno inviato anche queste pipette contagocce, che servono anche per prendere la soluzione di soda caustica, e due contagocce in vetro con il cucchiaino per dosare, che ha già le tacchette con i millilitri, e l'ho utilizzato sempre per fare i prodotti Flower Tales, di cui vi lascio il link. E questo è tutto, sono tutti i prodotti che ho acquistato, spero di utilizzarli il prima possibile, così vi dirò come sono praticamente nell'utilizzo, e spero che questo spacchettamento vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!